Questa Sono chiusura è la cosa più stupida della Terra. le ore 6 e un quarto. Siamo partiti alle 6 tardi oggi dal bivacco. Ieri siamo saliti al bivacco Ravelli. E tra poco viene su il sole. Andiamo. Jack, Mi sto incrostando il piede. Bom, oggi siamo qui con Jack e raccontiamo una salita classica valsesiana alla cresta nord-nord-ovest del Corno Bianco. Sì, fatta in 2 giorni partendo da Alagna. Siamo partiti da Lagna il sabato Sì, e pomeriggio. siamo partiti dal bivacco alle 6. Sì? Sì? Alle 6. Sì. E la cresta è molto. Beh, innanzitutto la cresta attacca al passo dell'Uomo Storto, che è a un'oretta circa dal bivacco. Camminiamo verso il passo dell'Uomo Storto all'attacco della cresta, di cui si vede un trattino qua. Passo dell'Uomo Storto. Adesso inizia una grande cavalcata di cresta di 1,6 km di sviluppo che comincia qua. E si fa tutta questa cresta qui. Il primo pezzo abbiamo Un po' sfasciugo. fatto. No, il primo pezzo era su roccia abbastanza solida, l'abbiamo fatto slegato Ah fino no, alla. sì, ok. Quindi ci abbiamo anche messo poco tempo perché andavamo più spediti. Ok, prima cima della giornata, la più facile anche, Punta dell'Uomo Storto. Vedroso lo spettacolo. Con un po' di bruma ancora, adesso si fa un po' più complessa e questa qua andiamo a divertirci. Inizia con qualche sfasciuga, però poi pian piano diventa più verticale e più prima dell'anticima c'è un murettino che è dato a quarto grado e lì abbiamo fatto il primo tiro. E il primo tiro che sono 5 metri di parete, sì, non è tanto, è molto interessante, carino, bello esposto. Questo è l'altro bianco. Questa la rivestono un pochino vacca, no? Ok. Seconda vetta del giorno. Punta di Nescia. Adesso Corno Bianco. Quindi arrivati alla punta di Nescia, la cresta praticamente orizzontale. Qualche gendarme ovviamente però fino a circa l'ultimo risalto prima del Corno Bianco. Verso metà strada c'è il secondo passaggio che ha tirato Jack. Sì, c'è un traversino esposto, molto esposto, e poi attacca questo dietro, fessurato in fondo, e poi c'è l'uscita atletica che, in cima. Che Jack non ha Sì. fatto una. Perché Potevi andare più in cima a quel pezzo lì. pensavo non andasse ancora più in cima, che poi tagliasse fuori a sinistra, invece c'era l'ultimo pezzettino che era un'uscita atletica, però abbiamo guadagnato un nat, un po' di pazienza e vaselina, l'abbiamo tirato fuori. Nat, che scherzo! E poi da lì è l'ultimo pezzo in cresta ed è bellissimo perché sta esposta. Cioè tu Sì. cammini una cosa che è larga così, forse così, devi mettere appena i piedi, non puoi proteggere tanto, fai saltare la corda e già hai bam, Sì. il buco.
l'ultimo strappettino fino ad arrivare in cima al corno bianco, che lì è un po' spasciuto. Lì si stacca. Lì è un po' brutto. È l'unico posto che direi che è un po' bruttino, appunto per la qualità della roccia, perché è difficile, devi comunque stare all'occhio e piazzare almeno un paio di protezioni tra uno e l'altro. Più che altro che il primo, se tira giù qualcosa, il secondo deve stare un attimo esatto, attento. Esatto, sì, io ho tirato giù un paio di sassi che ci sono arrivati quasi molto vicini. Uno, due, occhio sasso, tre, che tratto.